Ciao! Allora, volevo parlarvi di questi due prodottini che mi sono stati inviati dalla Beauty UK. Allora, la marca è questa qua, tanto ormai la conoscerete tutte quante. E vi lascio poi tutti i link nell'info box al sito da dove potete acquistarli e comunque vengono rivenduti anche da tanti altri siti. Comunque vi lascio scritto tutto nell'info box sotto. Allora, loro mi hanno mandato questi due prodotti che sono un eyeliner e un gloss. Allora, partiamo dal gloss. Il gloss è molto carino. Allora, vediamo come si chiama. Allora, numero 7 Playboy. Aspettate. Ecco qua. È un rosa, voi vedete molto fucsia, in realtà è un rosa perlato. Si svita il tappo e ha questo applicatore a spugnetta così, che io trovo molto comodo sinceramente. E voi non dovete far altro che schiacciare leggermente, di modo tale che fuoriesca un po' di prodotto. Ecco. E poi stenderlo. Allora, è abbastanza modulabile, nel senso che se ne mettete un po' di più rimane un pochino più coprente, altrimenti potete fare, vedete, una passata sola, diciamo, e rimane un pochino più trasparente come prodotto. Senza lode né infame, nel senso che non dura moltissimo sulle labbra, è abbastanza idratante, non secca, non dà fastidio, comunque è confortevole come prodotto. Però non mi ha entusiasmato, boh, sarà per il colore che per me non va bene, perché comunque non sono abituata a portare questi tipi di colori essendo io molto scura, però insomma. Carino, se siete chiare di carnagione comunque va bene, è un bel gloss, però non ha questa grandissima durata ed è profumato però. E poi c'è questo eyeliner qua. Allora, quando ho visto questo eyeliner ero estasiata perché mi piaceva tantissimo, un blu scuro un po' metallizzato. Ha questo scovolino, scusate, questo pennellino così, che è quello in feltro, quindi quello rigido. Quando poi però sono andata a provarlo, ci sono rimasta malissimo, praticamente. Cioè, il colore è bello, perché è un bel blu metallizzato. Il fatto è che, vedete, rimane, è molto liquido e rimane, quando voi lo andate a passare, rimane proprio la riga in mezzo bianca. Vedete che non dà bene il colore, non è uniforme. E anche se io lo faccio asciugare e faccio un'altra passata sopra, comunque non viene bene. Ho notato però che rimane molto bello come effetto applicato sopra ad un altro eyeliner. Quindi io solitamente metto l'eyeliner nero o quello della Elf o quello di MAC nel pot, che solitamente non rimangono luminosi, sono un pochino più opachi, e poi sopra passo questo. Passando questo blu qua così metallizzato sopra il nero, rimane bello intenso, non mi dà problemi della riga, cioè del fatto che comunque il colore non è uniforme perché ho già una base scura sotto e il blu risalta ancora di più con una base nera. Anche perché il prodotto non è male, nel senso che comunque una volta che si asciuga non sbava, non si trasferisce nella piega dell'occhio. Sapete, col caldo molte matite e molti eyeliner fanno questo difetto che, tenendoli addosso tutto il giorno, vi si vanno a stampare tipo timbrino nella piega dell'occhio. In realtà questo è un buon prodotto, una volta che si asciuga rimane, si setta bene, vedete, guardate, anche se io ci passo il dito sopra non gli succede niente, sempre qui, guardate. Quindi comunque il prodotto in sé per sé è buono, il problema è la formulazione, essendo troppo liquido va a fare questo difetto qua. Però lì basta veramente mettere sotto un altro eyeliner e boh. E comunque il risultato è bello. E questo è il numero
Eclipse. Questi sono i due prodottini che mi hanno mandato. Spese di spedizione, scusatemi, i tempi di spedizione, le spese di spedizione non le so, ma credo siano intorno ai 6 euro, se non erro. E, tempi di spedizione relativamente brevi, perché ci hanno impiegato una quindicina di giorni circa ad arrivare. E mi sono arrivati in questa bustina qui, carinissima, di Pluriball Fucsia. E niente, quindi direi un bilancio nel complesso abbastanza positivo, diciamo, perché questo comunque l'eyeliner ho trovato il suo utilizzo e di questo ne sono contenta. Il gloss non è male, peccato per il colore che non si addice molto a me, quindi magari forse anche un po' quello che non me lo fa amare più di tanto. Comunque, qualunque domanda potete lasciare un commento. Al prossimo video, ciao!